Sì, ho espresso a Sua Eccellenza il Prefetto Mariani la mia forte preoccupazione per quella che è la situazione relativa alle chiusure dei centri estetici, dei parrucchieri, dei barbieri, anche la prolungata chiusura delle palestre. Ho espresso la mia preoccupazione anche rispetto a uno stato di insofferenza sempre maggiore e sempre crescente che condivido da parte dei nostri imprenditori, da parte dei nostri artigiani, perché è oggettivamente incomprensibile come tutte le attività siano riprese e invece altre attività che, diciamo, per loro natura, già a prescindere dal Covid, devono rispettare determinati parametri di sicurezza e di tutela della salute di chi frequenta questi posti, ma che sono attività che non possono essere fatte ad esempio online o a distanza, debbano pagare più degli altri le conseguenze delle decisioni prese dal governo. Serve un intervento politico, il prefetto è pienamente consapevole della situazione, anche perché ieri i commercianti sono stati ricevuti da Sua Eccellenza, so che c'è un intervento anche da parte delle associazioni di categoria. Noi come ANCI, come Associazione Nazionale dei Sindaci dei Comuni Italiani e come città metropolitane faremo la nostra parte e spingeremo a nostra volta affinché insomma, non siano ormai più solo gli imprenditori, gli artigiani, i nostri concittadini, ma anche tutti gli altri imprenditori di questo settore a dover pagare le conseguenze di queste chiusure. Naturalmente la vicinanza, il sostegno e la solidarietà non basta, la politica può e deve decidere di risolvere questa situazione che è oggettivamente incomprensibile a tutti.